Giorgia Meloni ha recentemente condannato con forza l'attacco russo a un ospedale pediatrico oncologico a Kiev. Ha descritto le immagini dei bambini malati per strada come spaventose e ha affermato che questi atti dimostrano come Mosca non sia realmente interessata a una soluzione pacifica del conflitto. Critichiamo con forza il governo italiano per non aver mai condannato, come giustamente fatto con l'attacco russo all'ospedale di Kiev, con altrettanta fermezza le azioni di Israele nei confronti del popolo palestinese, in particolare quelle che violano i diritti internazionali e i diritti umani. Gli insediamenti illegali nei territori occupati, le operazioni militari che causano numerose vittime civili e il blocco della striscia di Gaza sono alcuni esempi di pratiche che necessiterebbero di una chiara e forte presa di posizione da parte dell'Italia. Le dichiarazioni ufficiali sono spesso state deboli o addirittura assenti, contribuendo a una percezione di complicità e di doppio standard nel trattare violazioni dei diritti umani. In ultimo, ma non per importanza, il mancato riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Italia rappresenta una lacuna significativa nella politica estera del nostro Paese. Nonostante numerosi Stati europei abbiano già preso una posizione decisa in questo senso, l'Italia ha evitato di fare lo stesso, preferendo mantenere un equilibrio diplomatico che, di fatto, sembra favorire lo status quo. Questo atteggiamento è percepito come una mancanza di coraggio politico e un fallimento nell'assumere una posizione eticamente e moralmente giusta a favore del popolo palestinese, che continua a vivere sotto occupazione e subire quotidianamente ingiustizie.